Dunque, secondo le previsioni, nel corso di quest'anno l'Italia arriverà a recuperare ben l'83% degli imballaggi che finiscono nei rifiuti urbani. Vogliamo scoprire di più? Ma questa è una bella cosa. Certo, ce la spiega Desi D'Addario con la regia di Giordano Verardi. L'Italia è leader in Europa nel riciclo degli imballaggi. Quali sono i risultati che prevedete nei prossimi anni anche in vista degli obiettivi europei del 2025? I risultati raggiunti sono, direi, di grandissima soddisfazione, perché noi abbiamo centrato nel 2019 gli obiettivi complessivi posti dall'Unione Europea al 2030. Salva il sacchetto, salva l'ambiente, la nuova campagna di sensibilizzazione del CONAI, il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, che gestisce una filiera che va dalla prevenzione fino al recupero e al riciclo. Qual è il valore in termini ambientali di questa filiera? Sono circa 995 milioni di euro tra il valore della materia prima seconda e in termini appunto di economia indotta. Qual è la proporzione degli imballaggi sul volume dei rifiuti urbani? I rifiuti di imballaggio costituiscono circa un quarto di essi. Tra il 25 e il 29% in peso dei rifiuti urbani sono rifiuti di imballaggio. E che fine fanno una volta recuperati? Ricordiamo, sono sei materiali: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Se conferiti in raccolta differenziata, tutti questi materiali vengono assolutamente riciclati e vanno a costituire nuovi prodotti. Pensiamo anche alla plastica, opportunamente selezionata, ha una nuova vita, viene riciclata. L'imballaggio è anche un servizio al consumatore? L'imballaggio è un prodotto che ha una funzione importantissima, perché serve a preservare, a conservare e a dare sicurezza, igiene, consente una diminuzione degli sprechi, educhiamo i cittadini a conferire bene gli imballaggi e non buttarli per strada.